Ma io trovo scandaloso quanto continua a succedere in Afghanistan. Ma quante altre morti dovremo piangere? A quante altre famiglie dovremo manifestare il nostro cordoglio? Non ci stiamo a fare nulla. E in ogni caso vorrei ricordare che la Costituzione italiana ripudia la guerra e lì ormai siamo palesemente in guerra. Dobbiamo ritirare quanto prima le nostre truppe. Qualcuno ricorda il motivo per cui siamo andati in Afghanistan tanti anni or sono? Infatti all'inizio si disse che si trattava da una parte di colpire il terrorismo e dall'altra di ridare democrazia e libertà in Afghanistan. Per quanto riguarda il primo aspetto è ormai del tutto evidente che le radici del terrorismo islamico, anche i gruppi di comando, ormai si sono spostati altrove, in Pakistan, in Somalia, in Yemen, e al tempo stesso questa guerra rischia addirittura di fomentare il fenomeno terrorista, nel senso di suscitare reclute per la protesta contro i bombardamenti indiscriminati, contro quella che appare un'aggressione dell'Occidente. Per quanto riguarda la missione umanitaria è ormai del tutto chiaro, è una guerra, al centro di Kabul succede quel che è successo stanotte, e quindi diciamo è una conferma del fatto che le motivazioni iniziali si sono palesate di fronte alla realtà dei fatti prive di fondamento. Sono passati 8 anni e adesso il comandante delle truppe americane sul campo chiede nuove decine di migliaia di soldati, quindi una guerra infinita. Siamo con il segretario di Rifondazione, Paolo Ferrero. Volevamo commentare la notizia che il ministro della difesa, la Russa, continua insistentemente a dire che sono 6 morti e 4 feriti. In realtà non è vero, i morti sono oltre 20, 21 per la precisione, i feriti oltre 60. Cosa c'è dietro queste affermazioni? Ok, la Russia non è il ministro della difesa, il ministro è il ministro della guerra e ragiona come tale, cioè lui usa questa guerra per fomentare l'odio avanti ed è completamente insensibile, incapace di vedere al di là del suo naso. È l'espressione di un governo guerrafondaio e per questo penso che il dolore per i morti, tutti quelli italiani come quelli afghani, non ci deve far sospendere la richiesta di smetterla con questa guerra e di andarcene con l'Afghanistan. Anzi, proprio perché noi non vogliamo più piangere altri morti, chiediamo di andarcene immediatamente da questa guerra che sta solo peggiorando la situazione. No, io alla Russa gli direi che si sta assumendo una responsabilità davvero molto pesante. Non so come riesca a dormire la notte con quelle cose che ha detto e soprattutto con la sputorata menzogna di dire che siamo lì in difesa della libertà. Perché in una battuta tutta la federazione della sinistra alternativa non è d'accordo nel rinviare la manifestazione del 19 settembre che peraltro è stato appena detto si terrà il 3 ottobre? Per un motivo banale. Che di fronte a queste morti il problema non è di chiudersi in casa ad ascoltare Berlusconi a reti unificate, il problema è di aprire un grande dibattito nel paese, la manifestazione era un'ottima occasione per farlo, per questo abbiamo chiesto alla Federazione della Stampa di allargare la manifestazione dai temi della libertà di informazione anche a quello della pace e penso sia un grave errore quella di averla posticipata. Grazie.